E la dichiarazione shock del sindaco Spagnolli ha suscitato non poche reazioni anche nel mondo politico locale. Noi abbiamo raccolto qualche opinione. Credevamo che prima o poi una decisione di questo tipo sarebbe saltata fuori. E perché? Ma è chiaro, perché una persona come il sindaco di Bolzano non può farsi fare a pezzettini piano piano per dei mesi, anzi quasi per degli anni. Una cosa che per noi è fuori da ogni logica. Secondo lei il centrodestra, comunque l'opposizione, ci guadagna da questa fuoriuscita di Spagnoli? Non lo so, perché io infatti di partiti politici o del loro interno non me ne intendo molto, ma chiaramente non verrà a svantaggio dell'opposizione, su questo non c'è dubbio. Riconosciamo come il Partito Democratico è in stato confusionale, trascina quindi a fondo l'intera attuale maggioranza di centrosinistra in comune, mette in confusione mentale anche la Volkspartei, diciamo così che i giochi sono completamente aperti. E a questo riguardo mi viene da dire che allora a questo punto la palla passa a noi, al centrodestra, al Popolo della Libertà e insieme agli alleati del centrodestra. Qui veramente c'è da fare chiarezza una volta per tutte. Sedersi attorno a un tavolo, chiarire le posizioni, presentare un candidato che sia presentabile, forte, riconosciuto come leader, capace di poter vincere questa partita che è a portata di mano. Insomma, possiamo cambiare, fare cambiare pagina a Bolzano, però bisogna crederci, noi ci crediamo e questo è il momento giusto per far capire al Partito Democratico che è venuto il tempo di farsi da parte. Sicuramente ci ha stupiti la sua decisione che è arrivata inaspettata. Devo dire che io ho sempre sostenuto il lavoro di Gigi Spagnolli, dell'amministrazione, sia all'interno del partito sia all'esterno, perché in un periodo sicuramente non facile, comunque sono state fatte le cose molto positive. Gigi Spagnolli ha detto che non intende, ha comunicato, che non intende ricandidare per motivi essenzialmente personali. Io credo che si debba anche accettare una motivazione di questo tipo, perché quando ci sono motivi personali è sempre bene rispettarli. Certo che adesso cercheremo di parlare con Gigi Spagnolli e poi vedremo. Io naturalmente ho in questo momento un altro ruolo, quindi se ne occuperà il partito, la coalizione, ma penso che ci siano tutte le condizioni per riflettere e trovare la soluzione migliore. Sorpreso non più di tanto, purtroppo il sindaco Spagnolli si è trovato in una situazione di impasse, una coalizione molto disomogenea che andava dall'UDC all'estrema sinistra, quindi posso capire anche le sue ragioni. In condizioni di questo tipo passa veramente la voglia di governare.